Perplessità sulla gestione delle opere pubbliche nel comune di Santa Marina. Dopo l'inchiesta giudiziaria che è stata avviata sull'affidamento degli incarichi tecnici per la realizzazione del Cineteatro di Policastro, il consigliere di minoranza del gruppo Insieme, Vincenzo Castaldo, ospite oggi alla nostra rassegna stampa, solleva dubbi anche sulle decisioni relative ad altre opere, in particolare l'ex asilo di Policastro. Con delibera di giunta è stato previsto di dare in permuta la struttura dell'asilo a una ditta la quale si dovrebbe impegnare ad acquistare e ad attrezzare a parco l'ex campetto dei seminaristi, già prevedendo che questo stabile poi venga trasformato in appartamenti, in residenze sociali, ma comunque di proprietà di una ditta privata che poi le venderà. E il cimitero di Policastro. Abbiamo lamentato proprio questo, cioè che si voglia dare in concessione a una ditta la realizzazione di questi loculi e cappelle gentilizie. Questo è un, siamo quei lavori che tra l'altro potrebbero essere gestiti dal comune, anche perché in questa materia poi si potrebbe creare un commercio dei loculi, cioè come stabilire che una persona viene affidata a un loculo in alto a destra anziché uno comodo centrale, cioè anche in questo senso. Inoltre, anche facendo un conto alla spicciola, la somma che è già stata prestabilita, ovvero di 2.000 euro per i loculi, 15.000 euro per le cappelle gentilizie piccole e 25.000 euro per le cappelle grandi, ci darebbero un risultato di 1.439.000 euro a fronte del progetto che sarebbe poi di 1.400.000. Cioè, anche ci sarebbero questi 39.000 euro. Nel mirino anche la redazione del preliminare del PUC. C'è stata sicuramente una poca divulgazione o partecipazione o richiesta di partecipazione alla redazione di questo PUC. Il dovrebbe prevedere le zone di sviluppo sia residenziale che produttivo, e quindi noi lamentiamo che quello proposto al momento dalla maggioranza dall'attuale amministrazione è fatta a macchia di leopardo, cioè ci sono degli interventi che non vengono fatti in modo armonico. Si individua una zona residenziale, di sviluppo residenziale, allora si cerca di armonizzare tutta la zona, invece no, qua è stata fatta a macchia di leopardo, proprio dei cerchietti che individuano qui una zona residenziale, sviluppo residenziale, poi vai a vedere di chi sono le aree acquistate chiaramente negli ultimi 7-8 anni e ti rendi conto che non c'è proprio la volontà di creare uno sviluppo armonico, ma più di interessi. Precise persone, io voglio dire, le carte sono a disposizione di tutte. La rassegna stampa con l'intervento integrale del consigliere Castaldo la potrete seguire oggi alle 18 e alle 21.15.